Per me Fabrizio De André in qualche modo ha sempre significato casa, nel senso che sono cresciuto ascoltando i cantautori, in realtà sono di Levanto, e poi ero affascinato dal mondo del cantautorato genovese, dalla scuola genovese, da De André, e mi sono trasferito poi a Genova appena potuto. All'inizio era solo per studi, poi è diventata appunto la mia seconda casa a tutti gli effetti. Ora vivo a Genova da un bel po' di anni, forse più di 10, e quindi ecco, sicuramente lo definirei casa, che è qualcosa per tante cose, ma direi che è calzante. E esibirmi in questa piazza è una bella emozione. Anche qua sono un po' in difficoltà a descriverlo, è importante, pieno. Ciao, sono Luca Fall e questa sera mi esibirò qui alla finale del premio Fabrizio De André e per me il cantautore di De André rappresenta, credo, il punto massimo dell'espressività cantautorale italiana, quindi partecipare a questo premio a lui intitolato è sicuramente un grande onore. E per me è la seconda volta che partecipo come finalista al premio De André, ma devo dire che è sempre un'emozione gigante. E credo sia una situazione molto bella anche per fare rete con tutti i finalisti, che siamo tutti amici, amiche, colleghi, quindi è una bella situazione di condivisione, quindi tanta adrenalina, tanta emozione, ma sicuramente anche voglia di fare comunità. Fabrizio De André per me è l'imprinting, nel senso che già penso dalla pancia di mia madre lo ascoltavo, quindi prima ancora di cominciare il mio percorso artistico ci sono nata e cresciuta, si può dire. È una casa da cui partire e anche una casa a cui tornare. Io questo premio ormai possiamo dire che sono una veterana, l'ho fatto 4 volte e ha scandito, diciamo, il mio percorso artistico, dalla prima canzone adesso, all'ultimo disco che ho fatto, quindi è veramente casa. Il fatto poi che sia ritornato nella piazza storica intitolata Fabrizio De André è ancora più emozionante, mi fa sentire ancora più parte di una cosa molto, molto bella, molto importante e soprattutto vera, genuina, perché comunque c'è la gente del quartiere e è una cosa più autentica, secondo me. Fabrizio De André per me rappresenta la purezza, l'anticonformismo e io adoro Fabrizio De André, lo sto studiando dalle prime canzoni. Mi piace tantissimo Preghiera in gennaio, dedicata a Tenco. È una canzone che adoro e che ha accompagnato un momento della mia vita importante. E questa piazza è fantastica, un palco di questo tipo è davvero onnipotente ed è la prima volta che canto in un palco del genere, quindi sono molto agitata e molto contenta. Allora, per me è un grande onore essere qui stasera. Per me Fabrizio De André rappresenta un po' quella tradizione orale che sempre di più necessiterebbe di essere tramandata di generazione in generazione, quindi esibirmi qui in questa piazza, nel quartiere storico, in piazza Fabrizio De André, significa davvero avere l'onore di continuare anche per una piccolissima parte con la tradizione artistica e orale.